Semplice e chiaro come solo i bambini sanno fare il messaggio in ogni sagoma della carovana dei pacifici che ha colorato Piazza Sisto IV a Savona insieme alle bandiere di Libera per la 27esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'attenzione dell'opinione pubblica è stata concentrata in questi anni sui problemi del lockdown, ora la crisi dell'Ucraina, ma il fenomeno mafioso esiste e persiste, rimane una gravissima piaga sotto il profilo criminale, sotto il profilo sociale, sotto il profilo culturale e anche sotto il profilo economico. Antonio Polimeni, Giorgio Pallara, Emanuele... I 1055 nomi delle vittime delle mafie sono riecheggiati in decine di piazze italiane perché il paese li scriva nelle proprie coscienze, ha ricordato Don Ciotti, fondatore di Libera. In Liguria quest'anno è stata scelta Savona. E sappiamo che ormai le mafie hanno colonizzato i nostri porti perché purtroppo l'attenzione è drammaticamente bassa. E Savona perché è una delle province della Liguria dove la percentuale dei beni confiscati è più alta, segno che le mafie nella nostra regione sono presenti da tantissimo tempo e che dobbiamo veramente aumentare la nostra attenzione e il nostro impegno. Una giornata per ricordare, per riportare l'attenzione sulle organizzazioni criminali forti anche nelle crisi, nella pandemia. Molte aziende, essendo in difficoltà, soprattutto nel settore turistico ricettivo, hanno bisogno di soldi e spesso si rivolgono all'usura e quindi corrono il rischio di essere in qualche maniera inglobate o comprate a metà dalle organizzazioni malavitose. E poi c'è l'arrivo di questi grandi soldi, queste grandi somme che richiedono assolutamente un controllo ferreo. Un tesoro per le mafie di cui far bottino, i fondi del PNRR, appalti velocizzati e semplificati su cui forte dovrà essere l'azione di controllo delle istituzioni.